Oppo Watch 3 è la soluzione perfetta per chi cerca uno smartwatch che sia bello, ben leggibile, costi poco e abbia una grandissima personalizzazione. Lui offre tanto in un corpo sottile che pesa solo 32 grammi e che ha una ricarica veramente veloce. Infatti basterà ricaricarlo in circa 30 minuti, lui sarà da 0 al 100%, quindi ricarica completa. Veramente veloce. Lo schermo è reattivo, è grande, poco superiore all'1,64 pollici e tutto sommato è costruito bene, soprattutto rapportato al prezzo. Non ci troviamo davanti a un dispositivo da 180-200 euro, ma siamo al di sotto degli 80 euro. A proposito, attualmente in promozione, quindi lascerò qui sotto nel link in descrizione, nei commenti, il link per poterlo portare a casa al prezzo minore attualmente disponibile appunto su Amazon. È reattivo e veloce, possiamo decidere dai settaggi l'applicazione dedicata, anche se appunto far accendere il display appena ruotiamo il polso oppure no, se vogliamo risvegliarlo col doppio tocco, e sono tutte funzioni che su un dispositivo così economico non ci possiamo non le possiamo prendere per scontate. Quindi ci siamo abituati, no, a questi best buy negli smartphone, in tutto quello che è tecnologico, proprio perché le varie case produttrici hanno sfornato dispositivi anche su questi smart band, smartwatch o quant'altro, dalla qualità prezzo sempre più aggressiva. Qui abbiamo un dispositivo di casa Oppo che funziona bene, le notifiche arrivano, sono ben visibili, la luminosità in esterna è ottima e la personalizzazione, il software è curato veramente bene. Possiamo personalizzare lo sfondo a nostro piacimento e anche questo ho trovato che sia una funzione veramente fatta bene. Perché? Perché non abbiamo il solito, la solita smart band che ci notifica e che appunto possiamo settare nelle funzioni basilari, come ad esempio anche la rilevazione dell'ossigenazione del sangue, i battiti cardiaci o le varie attività, ma possiamo personalizzare proprio lo sfondo in maniera capillare. Ne troviamo tanti e alcuni sono estremamente personalizzabili e questo la rende una cosa unica e personale, che possiamo anche personalizzare in base al colore dei vestiti che abbiamo quel giorno. Ovviamente sono tutte cose secondarie, le funzioni, le funzionalità ovviamente sono altre, no? Però avere uno smartwatch che stia bene al polso e che sia così personalizzabile, io l'ho trovata una chicca in più. All'esterno si legge benissimo perché la risoluzione è buona e perché la luminosità in esterna, quindi come picco luminoso, è buono. È una smart band estremamente personalizzabile, è una smart band estremamente consultabile. Certo, detto così può sembrare strano. Cosa vuol dire? Che sarà facile e intuitivo analizzare le varie funzioni, cioè i passi che abbiamo fatto in quel giorno o durante la settimana, i battiti come 24 ore oppure momentanei, istantanei, proprio in quel momento, e anche la luminosità in minima, cioè quando siamo al chiuso, è perfetta, è ottima. È un dispositivo, definirei con una sola parola, reattivo. E se lo abbiniamo a tutta la famiglia Oppo, se magari abbiamo già degli auricolari Oppo o un cellulare, uno smartphone Oppo, beh, andiamo, diciamo, a chiudere il cerchio, perché troviamo una qualità costruttiva buonissima, ottima sotto certi aspetti, in tutti i dispositivi che a quel punto abbiamo. Io vi lascio il link in descrizione per acquistarla nella promozione attuale, quindi la promozione attualmente più conveniente su Amazon. E prima di lasciarti al mio prossimo video, ti volevo brevemente parlare di BuddyBank. BuddyBank è la soluzione perfetta per avere un conto corrente a costo zero con una carta che ti può servire ad esempio anche durante le vacanze o per gli acquisti online. Ma la promozione attuale non è solo il costo zero, ma è 25 euro di premio se apri un conto BuddyBank e inserisci il codice amico che ti lascerò qui sotto al link in descrizione. È tutto consultabile ovviamente nel sito loro, ma possiamo poi consultare il nostro conto direttamente dall'app e usarlo proprio direttamente dall'app, fare bonifici e quant'altro. Per qualsiasi informazione consulta il sito BuddyBank. Ciao, prossimo video.